io però prima volevo, se me lo consenti, 5 minuti, spiegare come mai io stasera, oggi pomeriggio alle 2:30 del 5 di settembre sono qui a Mantova al Festival della Letteratura. Io lo dico perché è giusto che lo sappiate, io oggi pomeriggio sono qui sostanzialmente perché non c'è lavoro. Non sai dove sbatti la testa, lo dico molto sinceramente, no? No, voglio dire, quest'estate mi ha chiamato due feste dell'unità, ma per friggere. No, lo dico, e quindi si fa molta fatica a trovare occasione, anche televisione, non se ne fa più, cioè, mi ha chiamato quelli di Elisir, mi ha detto guarda se ti fai venire un herpes, tra 10 settimane ce la puntata sugli herpes. Non posso venire prima, la settimana prossima c'è la puntata sull'infarto, se vuoi fare. Cioè, si fa veramente fatica, no, lo dico perché. Allora cosa succede? Stavo cercando, anche ho fatto anche il provino per fare la pubblicità di No Gas Giuliano. Solo che sono entrato nella stanza, ho il centesimo, sono svenuto. No, volevo dire che fai molta fatica a trovare occasioni di lavoro, e io stavo navigando in internet per cercare qualcosa da fare perché non si riesce a fare niente, no? E avevo trovato questa bellissima offerta di lavoro della famiglia Elkan. Loro cercavano uno che aiutasse l'Appo a riconoscere un uomo da una donna. Non aveva mica se preso una razza. Io non so se voi siete pratici di internet. Quando tu navighi in internet, confermato, sei continuamente bombardato da queste spam. No, sono prodotti che pretendono di migliorare la tua attività sessuale. Hanno dei nomi stranissimi, si chiamano Larger Penis, Larger Penis, non so più. Io ho trovato un prodotto che fa il caso mio, cioè praticamente questo prodotto non ti allunga il pene, però accorcia tutti quelli degli altri. Tra l'altro avevo anche, la gente non lo sa, ma io avevo anche superato, perché mi è successa questa cosa, io avevo fatto un provino con i California Dream Man. Sì, no, perché è successo questo, c'era da sostituire quello nero, quello di colore. Quello nero di California Dream Man purtroppo è morto, perché sì, perché lo sapete, loro fanno gli addio nubilato, no? Lui doveva fare un addio nubilato proprio a Mantova, e lui doveva uscire da una torta, no? Soltanto che questa torta era una sbriciolona. Non ce l'ha fatta, è rimasto soffocato lì. Siccome io sono un attuale sostituto. No, vabbè, poi dopo c'è stato, io c'ho il problema che parlando col perizoma, sono andato in California prima, ho fatto una serata, ma no? Solo che io quando parlo col perizoma attaccato al palo, se mi metto le banconote dentro, mi viene un sorriso. Cioè devo ballare col tracca in mano, questo è un po' troppo. Poi mi arriva una telefonata, è una cosa di due, perché voglio spiegare come uno capita poi in certi punti, no? Mi arriva una telefonata e sento uno che mi parla in ungherese e mi dice Mac può fare la pornografia. Io fortunatamente sul comodino dove ho il telefono a questo prontuario che si chiama proprio Rispondi in ungherese, non voglio perdere la sua offerta di lavoro, e vengo a sapere che questo qui è un produttore di film porno che lavora in Ungheria, non so se lo sapete, ma i film porno si fanno tutti in Ungheria, e mi dice Rocco Siffredi, Ozzica. Cioè praticamente mi dice che Rocco Siffredi aveva avuto un incidente sul set di questo film porno. Cos'era successo? Rocco Siffredi era nudo, era troppo vicino al Chuck. Quando la regista ha fatto cercare, praticamente dimezzato. Siccome io sono notoriamente il naturale sostituto di Rocco Siffredi,
in Italia, e mi chiamano per accennare a girare questo film porno dal sapore vagamente politico che si intitolava L'ex ministro del tornello salza tutto tranne quello. Era la storia, cioè, la storia di un ex ministro della Repubblica, non tanto altro. Vabbè, io adesso chiudiamo, io ho conosciuto Brunetta, perché io sono stato il suo personal trainer, ma lì ho sbagliato io, gli ho fatto fare troppa pressa. Telefonata che ti canta, tra l'altro Brunetta, non so se lo sapete, tutti i giorni alle 9 che scassa il mondo fa bungee jump, si lancia dal tavolo della cucina. Allora mi telefona la telefonata che mi fa arrivare qua, mi telefona Melissa P, mi fa: guarda, dovevo uscire il mio libro, mi sono fatta pure Silvio B, come non è ancora uscito, vai tu, e quindi per questo sono a posto di Melissa P, sono io. Bene, c'è da dire, non c'è lavoro, però vi assicuro, a proposito di quel processo di osmosi tra Chiozzi e Gnocchi, che Gnocchi mantiene tranquillamente foraggio ogni giorno Chiozzi, quindi non ha problemi di sopravvivenza. Beh, Chiozzi, tra l'altro, come tutti gli avvocati, sappiamo che deforma la realtà, e Gnocchi invece le dà una nuova forma, in apparenza surreale, però sicuramente più aderente al vero. Direi che possiamo verificarlo ogni mattina con quella sua fortunatissima rubrica sulla Gazzetta dello Sport, il rompipallone, che è temutissima, lo sappiamo, da chi non accetta l'ironia. Beh, quella di lunedì, per esempio, ce la fa davanti su Matri, è incredibile. Matri è il bello del calcio italiano, diciamo il belloccio, perché sembra un po' un bambolotto se l'avete presente, e lui scrive: Camiani torna sull'acquisto di Matri, abbiamo sbaragliato la concorrenza, lo volevano il Napoli e il West Ham, Alessia Fabiani ovviamente, e Alessandro c'è Tipone, ecco, perché non lo volevai a trovare? West Ham è anche facile, conoscendo Cecchi Paone è facilissimo. C'è qualcuno che ti hanno censurato, per esempio, mi viene in mente? Ma guarda, certe volte, allora, lo dico sinceramente, quando parli della famiglia Eka, mi ricordo che lui è Lapo, era rimasto senza benzina su una via d'otto con una Ferrari mimetica, credo. No, cioè, la famiglia Eka non sempre è accetta. Poi, una cosa stranissima, che io ad esempio non pensavo fosse così, non si vuole tanto che si faccia ironia sui ciclisti, cioè sui ciclisti si fa fatica perché si vede che evidentemente il lettore della Gazzetta è comunque legato al Giro d'Italia, e l'idea è sì, perché è legato alla Gazzetta, però insomma, diciamo che sul ciclismo, quando fai delle battute un po', chiaramente poi sono tutte, quasi tutte legate al doping, arriva sempre prima o poi: no, forse sarebbe bene, magari aspettiamo un attimo così. Invece no, sì, questo può capitare, però censurate proprio, c'è da dire no, meglio che non, questa no, devo dire no. Poi anche bisogna fare successo. Viene da chiedersi, cioè, questo è il Genio dello Sport, che è il suo ultimo libro edito da Pompiani, quello che viene presentato qui al Festival. Beh, Genne naturalmente ha un sacco di informatori tra i giocatori, tra i giornalisti, tra gli arbitri, persino tra i presidenti del calcio. Poi ce n'è uno, per esempio, mi pare che sia Cagliaro, il presidente del Torino, che si è lamentato con lui perché gli arbitri una volta fischiavano sempre i falli di ostruzione in area e adesso quasi mai. Cosa sono cambiate le regole? Ma questo io l'avevo scritto, adesso non so se c'è, perché... Allora, mi chiedi, no, perché il libro, devo dire, nasce, sono 10 anni di Sports Week, che è una rubrica che io tengo sull'inserto della Gazzetta dello Sport, ed è nata, chiaro, le rubriche dove uno risponde alle domande dei lettori, le prime domande sono chiaramente fatte dalla redazione, non sono di dei lettori. Poi invece ha cominciato a scrivere i lettori veri, perché c'è stato un rapporto di vera affezione con i lettori, quindi erano le domande più incredibili, le più astruse, le più assurde, quindi è nata questa specie di corpo a corpo col lettore, per cui
uno faceva le domande più strane, io chiaramente dovevo ingegnarmi a trovare la risposta ancora più da deficiente. Allora, uno mi chiede come mai non si fischiano quasi più i falli di ostruzione in area. La questione del mancato sanzionamento dei falli di ostruzione in area è causata da un problema molto grosso, che è il diffondersi dell'omosessualità nel mondo del calcio. La sempre più marcata e manifesta tendenza omosessuale fa sì che agli arbitri spesso risulti troppo difficile distinguere in area tra un abbraccio frutto di un'effusione sentimentale e uno determinato dalla volontà di ostruire il gioco dell'avversario. Non è un caso, infatti, che tutti gli arbitri siano, nel momento in cui ti parlo, a rapporto da Aldo Busi, il quale ha accettato di tenere un corso per arbitri a Coverciano sulla distinzione tra baci gay e ostruzione in area. Leggere un altro, perché in realtà qui c'è calcio, ma ci sono anche altri sport. Uno mi chiede, ad esempio, che la leggo, perché hai mai partecipato alla Parigi Dakar? E io gli rispondo: sì, ho partecipato nell'anno 1984 con la mia Ritmo Diesel 1900, col tettuccio apribile by Tony Fassina. Sono partito da Parigi e durante la prima tappa speciale in Africa, dopo pochi chilometri dal via, avevo appena superato una duna di sabbia quando trovai un enorme cancello con davanti un leone che mi fissava e mi resi conto che era la villa degli antifurti fatti. Allora capii che avevo sbagliato strada e mi diressi verso nord. Ad un certo punto, circa 40 km dal lago di San Buget, mi fermai e chiesi a una persona di indicarmi la strada, che mi dice: faccia tutta la strada sterrata e ad un certo punto c'è un semaforo. Lei prosegue dritto e trova un altro semaforo. Al confine col Ghana, fa tutto il Ghana, e quando arriva al confine con la Namibia giri a destra verso lo Zambia, a metà Zambia fa una lunga semicurva verso sinistra in direzione Tanzania, e quando a 5 km dalla Tanzania le conviene chiederla. Inutile dirti che non ho finito con l'edizione della Parigi Dakar, però arrivato al confine con il Kenya, davanti a un passaggio a livello, ho incontrato Zeudi Araya, e in quei 6 anni che siamo stati insieme abbiamo ripopolato il continente nero. Paraponzi Ponzi. Per fidare una cosa, io ho una bambina che è nata da 6 mesi, e come sapete tutti, il problema dei bambini piccolissimi sono due sostanzialmente: farli dormire e farli fare routine. Per farle fare routine le faccio sentire un'intervista di Lucido. Per farla addormentare le faccio sentire un ragionamento ad alta voce di De Laurentiis. E quindi sono grato a queste persone di esistere. Attenzione, della domenica sportiva che appena parliamo tra poco. Adesso parliamo di Sky, però che ha stravolto in realtà il modello delle telecronache calcistiche. Fabio Caressa, per esempio, ormai non lo tiene più nessuno, perché dice, ho letto io un'intervista, di essere Romero degli anni 2000, ha sposato Benedetta Parodi, però in casa cucina lui, padre. Ha scritto un libro, Gli angeli non vanno mai in paradiso, che è stato finalista al premio Valcarella Sport, ha fatto l'inviato in Afghanistan e parla di poker e gioca poker in TV. Io vorrei un tuo giudizio su Caressa e magari anche sul suo socio che è Maurizio Compagnoni, questo tipo di persona. Ma Caressa in realtà io lo conosco bene, perché vado spesso a cena da lui, perché quando non c'è la Parodi, la Parodi si fa solo i tossi. No, perché guarda, per me, io glielo dico anche a lui, cioè, che secondo me per fare il telecronista, lo dico poi magari, cioè, però secondo me bisogna avere un po' giocato, questo lo dico. E per me, siccome Caressa, io ho avuto l'avventura di giocarmi insieme una volta e poi non mi sono più attirato, perché Caressa proprio è l'anticaccio, cioè se ci fosse la scarpa nera in Europa, il peggiore d'Europa, Caressa l'avrebbe vinta consecutivamente molto più di Messi. E quindi per me è questo qui il difetto fondamentale, che sì, si farciscono di tattiche, di regolamenti, di cose, ma poi il gesto tecnico, se non l'hai fatto, cioè se non hai praticato il calcio, dico anche lo stare in campo, se non sai cosa vuol dire una partita dal campo, fai
fatica, secondo me fai molta fatica. Pizzo non a caso ha giocato in, era, non ha giocato in Serie A, ma era nella, nella rosa del Catania, quindi ha avuto un... ma si vede, no, è la rosa del Catania, vuol dire comunque che hai giocato a calcio. Secondo me questo è un difetto, ma anche di tanti giornalisti sportivi, anche presenti. Dopo avrai una sorpresa che anche della spegna. Sai, si scherza. Il radio vedi 0-0 perché chiaramente c'è, questo doveva fare così, la difesa doveva scalare così. È chiaro che l'errore o comunque la giocata estemporanea, frutto di genio, è l'essenza del mondo del calcio, se no nessuno guarderebbe più le partite le vai a vedere perché ci sono quei giocatori che ti danno l'idea che il calcio sia ancora questo atto poetico, diciamo, tra virgolette. Senti, poi c'è un'altra cosa da approfondire, perché nelle trasmissioni sportive di oggi ormai sono soltanto le donne a condurre, perché Simona Ventura, Paola Ferrari, Simona Volante, Sabrina Gandolfi, sono poi le stari di Sky, no? Baiocchini, Leonardi, erano un'eccezione, adesso sono diventate una regola. Sono diversi, sono tipi diversi, cioè, io lavoro con la Ferrari, devo dire che è un mistero da un giro. La Ferrari arriva in studio alle 8, la assemblano, il problema dell'assemblaggio è questo, che la Ferrari, voi non lo sapete, io non so, ma credo che la stragrande maggioranza non lo sappia, la Ferrari viene agita, diciamo così, viene guidata attraverso un auricolare, un po' come faceva Alba con Buon Compagno, ed è così, viene continuamente edotta su quello che è l'andamento della trasmissione da Maurizio Losa, che è il curatore, da Paola Caro, che è la sua assistente. Il problema è che quando l'assemblano non sempre l'orecchio viene messo al posto giusto, quindi questo non solo non capisce, ma in più non sente, questo è devastante. Sì, ma alla prima trasmissione di quest'anno, alla prima giornata del campionato, Paola Ferrari ha detto, l'ho registrato, e accanto a te ha detto che la domenica sportiva con te è diventata più molleggiata, ma in che senso? Diciamo, si è un po' smollata, però perché intanto lei cerca marito, solo che per sposarla devi essere proprietario di un gruppo elettrogeno, sennò lei va sempre illuminata. Quando noi andiamo in onda, la gente forse non sta, sa, quando noi siamo in onda con la domenica sportiva, metà Lombardia è al buio. Particolarmente, però la sa fare, secondo me la sa fare bene, non è la mia televisione, però
c'è gente che non fa la televisione, che magari intendo io, più non la sa fare, lei insomma non me la sa fare. Sai che sui te circolano anche strane voci, per esempio, non so se sei uno storico leggente, però anche perché poi il confine sai che non è mai, non è sempre chiaro. Beh, è vero, per esempio, che quando lavoravi al Canale 5 avevi in contratto proprio il divieto assoluto di provarci con Cristina Parodi. Ma con Cristina Parodi ci ho provato e ce l'ho fatta. Forse ti sbaglio, ma sempre se belli fioretti. Sempre se belli fioretti. No, beh, Cristina Parodi è perché era sposata con Giorgio Glori, allora che era... Sì, però potevo provarci con Veronica Lario. Perché si vede che Sabelli Fioretti aveva probabilmente una passione per queste cose. Tra le tue compagne in trasmissione c'era anche Affef, che è la moglie di Tronchetti Provera. In un'intervista tu hai dichiarato testualmente: bella, bellissima, gran classe, mai vista una donna così bella. Come risulta però che mi abbia invitato a cena un sacco di volte e tu abbia sempre rifiutato. Perché? Vabbè, Affef, adesso parte gli scherzi, Affef è veramente... bellissima. Togliere il fiato. No, è da togliere il fiato. Poi dopo arriva Tronchetti Provera e ti gonfia lui. No, è veramente una donna... No, non puoi perché se ci provi con la Fer ti pedina la Telecom, ti pedina subito. Ha pedinato ieri per niente, adesso mi pedina se ci provo con la Fer, stai scherzando. Comunque lui in realtà fa una vita molto ritirata, perché lo invita Variatore, ho detto lo invitano Dolce Gabbana, sì, Dolce Gabbana l'ha invitato. No, tra l'altro oggi, lo dico, ricorre il 30° anniversario del momento in cui Dolce si accorse che Gabbana era gay. Era il 1983, proprio questo giorno, dopo una sfilata a Parigi, Dolce si chinò per sistemare la il pantalone, improvvisamente sentì uno scalpiccio le sue spalle. Prima che potesse rendersi conto dell'accaduto, una luce radiosa brillava sugli occhi di entrambi.